Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Un anime, una curiosità. Sul mare blu, tagliato nel cielo vicino a una meravigliosa barriera corallina, uno strano ragazzo ha ingaggiato una battaglia. Chi è? Qual è il suo nome? Parliamo di Toriton, un anime dello studio Nippon Ongaku e Westcape Corporation, uscito in Giappone il 1 gennaio del 1972, in Italia la prima TV è nel 1982, trasmesso dalle TV private locali. Toriton, non farlo, fermati! Ah, che sciocco! È doverosa una menzione in quanto la regia dell'anime è del sensei Yoshiyuki Tomino, papà di Gundam, Daidan 3, Zambo 3 e tanti altri successi. Da qui l'omaggio che gli do è aver indossato questa felpa del maggiore Shar Aznable. Sei figlio del mare. Ah, è ridicolo, sono figlio di pescatori e sono stato cresciuto dal vecchio Ipei. No, ragazzo mio, tu sei l'ultimo erede rimasto della grande tribù dei tritoni che viveva nell'oceano. La curiosità legata a questo anime è proprio il suo titolo, Toriton, perché in realtà il titolo dovrebbe essere Triton, o se lo vogliamo pronunciare all'inglese è Triton, in quanto Toriton è la pronuncia nipponica, ma evidentemente in Italia, quando fu fatto l'adattamento, chi insomma aveva curato la titolazione aveva letteralmente trascritto la pronuncia giapponese, ovvero Toriton, ma in realtà, appunto, come dicevamo, il titolo è Triton. Infatti andiamo a vedere semplicemente con il Google traduttore, Google Translate, che possiamo usare tutti in maniera molto facilmente. Andiamo a vedere la parola come è composta con gli ideogrammi giapponesi. È una doppia coppia di ideogrammi, ovvero i primi due formano la parola Tori e i secondi due formano la parola Ton. Andiamo a sentire come si pronuncia in giapponese. Toriton. Riascoltiamolo. Toriton. Quindi, come avete visto, sia come è scritto con gli ideogrammi giapponesi, anche come la pronuncia è Toriton. Ma in realtà la traslitterazione non doveva essere fatta letteralmente, ma appunto in fase di adattamento italiano doveva essere Triton. Non a caso, infatti, come vediamo da questa immagine della copertina del primo numero del manga, come vedete il manga a firma del sensei, del grandissimo Osamu Tezuka, il titolo è Triton. Grazie a tutti per la visione, alla prossima puntata. Ciao!